In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Gesù nel Vangelo ci chiede un amore spropositato. Dapprima l'amore per i nostri nemici e poi addirittura per quelli che ci perseguitano. E poi insiste, quasi a ironizzare sul nostro fare da cristiani minimalisti. Se amate solo i vostri fratelli, quali meriti ne avete? Non fan così anche i pagani? E infine conclude con questa affermazione che lascia qualche problemino di interpretazione. Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Proprio quest'ultima sequenza, se non viene adeguatamente approfondita, ci porta ad un'equazione tanto matematica quanto meritocratica. Amare di più uguale essere perfetti. Ma è proprio così l'amore cristiano? Ci chiede davvero di essere perfetti? E cos'è in fondo la perfezione? Questa equazione più amore più perfezione purtroppo nel corso del tempo ha deviato la spiritualità cristiana verso una deriva moralistica. Cioè in soldoni devi fare il bravo per essere gradito a Dio, devi prendere dei buoni voti per essere il figlio esemplare. Ma è così vero che il compimento dell'amore è questa perfezione? Sappiamo bene dalla sapienza popolare che invece nessuno è perfetto e che l'ottimo è nemico del bene. Proviamo allora a partire da un altro presupposto. L'amore che Gesù ha preferito è stato quello dei peccatori. Non un amore eroico, ma fragile. Non l'eccesso, ma la semplicità del dono. Gli bastava un bicchiere d'acqua per farti guadagnare il paradiso. Non un amore perfetto, ma imperfetto. Non un amore divino, ma umano. Non mi pare che il Vangelo sia un racconto epico e neppure una storia a lieto fine. È la storia di un amore trafitto, crocifisso, un amore non capito e soprattutto non corrisposto, un amore fatto di lacrime e di sconfitte, altro che perfezione. Se educhiamo i nostri figli alla perfezione, non gli insegneremo mai l'amore cristiano, che è invece un amore imperfetto, perché imperfetta è la natura umana. E allora qual è la perfezione del Padre Celeste di cui parla Gesù? È la misericordia. Imparare la perfezione cristiana significa darsi il permesso di poter sbagliare e imparare dagli sbagli commessi, perdonare le proprie imperfezioni e le imperfezioni degli altri. Un film carino che aiuta a capire in maniera semplice questo discorso della imperfezione come perfezione potrebbe essere il cartone della Disney Encanto. Niente di trascendentale, ovviamente, però aiuta a capire che misurarsi ossessivamente con la perfezione produce ansia e fallimenti. Guardatelo se non lo avete ancora visto con i vostri bambini. Su questo cartone ho anche fatto un piccolo podcast che trovate nella home di Pregaudio.